Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Un po' di tempo fa ho chiesto se eh, volevate vedere e sapere un attimo i prezzi di quello che ho acquistato a Miami di roba da pesca, ovviamente. Praticamente. Mh... Guardate, solo il 100% dei voti, quindi fate un po' voi. Quindi eccomi qui con una cosa che diciamo unboxing delle esche che ho comprato in America. Dunque mi raccomando, lasciate like, condividete il video e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. In teoria dovrebbero arrivare altri video a Miami. Adesso non so, sto registrando questo video un mese prima, quindi ragazzi, in arrivo tante belle cose e dunque via con la sigla. Per tenere tutte le cose che ho comprato comodamente le ho messe dentro l'MTB. Allora qua abbiamo tante belle cosette, sia hard che soft, e tutte pagate pochissimo, ma veramente pochissimo. Adesso vi vado a fare un esempio. Come prima cosa abbiamo 5 pezzi di Swimming Super Fluke Udini, con questa colorazione verde pumpkin. Sono dei Super Fluke pallettati con la Paddle Tail adesso ne tiro fuori uno della zoom adesso non so quanto si paga in italia penso 6-7 euro intorno a quel prezzo lì guardate qua io là in America l'ho pagato tipo 2,50 euro questa busta da 5 pezzi adesso comunque qua vi metto il prezzo anche che si trova in Italia il primo è questo quindi e ragazzi, qua ci sono delle robettine interessanti. Non solo bass, ma anche qualche big fish. Seconda busta. Giusto per andare un po' così. Come seconda busta abbiamo le lizard. Sempre di zoom, sempre pagate sui 2 euro. Sì, 2 dollari, 2,50. Che comunque in euro sono tra il 2 euro e i 2,30 in teoria. 9 pezzi. Green pumpkin uh, con red flakes. Red and purple, green. Queste le voglio provare a reali, oltre che a basse. Vabbè, a basse le ho già utilizzate. Ronesca che andava tantissimo. E Lizard, per chi non le conoscesse. A reali, voglio provarla assolutamente. Secondo me potrebbe funzionare. E soprattutto questa a cavedani top water. Perché come mangiano la rana, mangiano anche queste. Perché ho visto spesso cadere lucertole dagli alberi in acqua. Poi andiamo un po' più su. Qualcosina di hard interessante. E andiamo su Savage Gear. Con adesso non mi ricordo il nome. La paperella con la Whopper Popper. Va bene sia per bus che per luci. Perché vedi magari no. E l'ho pagata intorno ai 6 dollari. Una roba del genere. Sì, 6 dollari, 6 dollari e qualcosa. Cavolo, ragazzi! Cioè, questa adesso vado a controllarla, vado a tirare fuori. È la suicide duck questa. Questa qua è la Suicide Duck. La trovo tra i 16 eh, euro. S scusate, sono ancora abituato. 12 e i 16 euro questa. E io l'ho pagata solo 6. Non so neanche io come sia possibile. Però l'ho pagata solo 6 euro. Cioè, questa. questa Che andrò a utilizzare a Luci, ovviamente. Eh. E cioè, non vedo l'ora di provarla. Cioè, è carina. Dato che. Dove andrò a pescare a Luci? Dato che in apertura stanno sulle acque basse. Io ho dei posti in acque basse per andare a lucci. acque che partono dai 20 cm fino ad arrivare ai 2 metri eh, di profondità con l'acqua più alta possibile. E top water van benissimo. Quindi, questa proprio è il momento esatto, perché scalda il tempo, escono. Gli analogli delle uova. E questo è un bel pasto per loro. Soprattutto per qualche bel pescione. Quindi speriamo di utilizzarla il prima possibile. Dai, continuiamo con le hard. Sempre su Savage Gear, questo l'ho pagato sui 5,40 Una roba del genere. Adesso magari è 5,42-5,49. Quindi arrotondiamo, diciamo. Bellino, anche questo devo, devo usare sia a bass che a lucci una colorazione abbastanza naturale quindi così in modo anche da spaziare perché ho un po' troppo fire tiger forse mi sembra un po' più di naturale e questo va benissimo un colore un po' più scuro un po' più spento andrei ad aggiungerci un'altra ancoletta qua in coda per evitare attacchi troppo corti per i lucci, ovviamente per il resto è perfetto cioè 5 dollari ragazzi 5-6 dollari volete mettere questa boh, la pagherete in Italia 10 doll, 10 euro, cioè una roba pazzesca. In America, torniamo un po' sulle soft e ho preso i Fluke. Oltre ad avere una colorazione abbastanza naturale, li ho presi sia per Cavedani, Reali, Bass e Perca. Questi non sono quelli con l'apertura al centro, ma questi vanno benissimo per pescare a testina piombata. Prima di tutto, sono con la V-tail. Poi, E. A drop shot quindi innescati che è un bel amo. A drop shot, soprattutto a basse. Questi basse, big reali. Spero di poterlo utilizzare proprio per uno di quelli. E anche questo 10 pezzi per sempre 2 dollari e 50. Una roba del genere: 2 dollari. Cos'era? Torniamo sempre su Savage Gear. Un'altra anatra. Questa è morbida, è fatta a mo' di rana con le due codine questa per andare in mezzo alle alghe invece dove l'altra non può dovrebbe essere sui 10 cm per 20 grammi una roba del genere questa va a sostituire l'altra sugli erbai praticamente dove l'altra non può andare perché si impiglia ecco qua la soluzione questa può essere utilizzata anche a basse a cavedani la vedo dura però forse se hanno tanta fame e sono grossi eh. magari ci fanno un pensierino e per andare sul sicuro quindi abbiamo due colorazioni in modo che se non mangiano su questo Mangiano su questo Andiamo avanti Andiamo avanti Che il tempo scorre Sempre restando in tema Top water e savage gear Abbiamo una popper frog Piccolina Questa può andare bene Tranquillamente a bass E a cavedani Colorazione verde naturale Sapete che io adoro pescare top water No Non si sarebbe mai detto Eh ragazzi Non si sarebbe mai detto Che mi piace top water Andate, Posso tirare fuori Altra roba top water E... Anche di qua che non ci voglio tirare fuori. Per netta, così faccio collezione adesso. Di top water. E no, questa è un po' piccolina. Per i lucettini però un po' piccolina. Io voglio quelli belli di taglia. Per andare a quelli un po' più di taglia, sempre Savage Gear, questa. E queste le ho pagate 3 dollari, entrambe. 3 dollari e 3 dollari. Nera, molto utilizzata. Questa è la taglia che usano a bassi in America. Sempre Popper Frog. Colazione bella nera, guardate che bella skirt lunga, bella mobile. Sì, questa potrei utilizzarla anche a basse, volendo, però questa la utilizzerò più a luccio. Magari quando ci vuole una presentazione più piccola, sono un po' più attenti e non vanno su esche grandi, vado su questa. Cioè, comunque non è proprio piccola, potete guardare qua le dimensioni. Restiamo sotto il però cambiamo marchio. Qua abbiamo una bellissima ranuna. Ranuna, cioè, ne ho viste di più grandi, però comunque... Non è la taglia classica da 65 o 50 mm. È una Lunker Hunt come marca. Una bella rana, che questa, ha un bel profilo largo come vedete. Questa prende tanta acqua, fa dei bei movimenti larghi. E sì, ormai sto facendo collezione di top water. Ci vorrebbe un bel whopper popper, però non c'era. E anche questa sui 2-3 dollari. E qua la paghereste 7, 8, 9 euro. Per dire. Adesso non so, ho sbirciato un attimo il prezzo, però non mi ricordo. Dovrebbe essere su quello: cioè, guardate qua che bella ranocchia! Veramente bella la colorazione. Guardate. Che... Andiamo avanti. Torniamo sulla gomma. Cosa che mi mancava che non avevo da tempo e che bisogna sempre avere se si va a pescare al bass, i senko Senko della gheria, mamoto. Colorazione nera. Che nero è un colore che mi manca un po' sulle gomme. Ho, un... ho due creature, tre. E basta I Senku proprio non li avevo più Li avevo finiti Eccolo qua Questo è un 5 pollici Bello morbido Perfetto da Perfetto da e Texas Sì non sei capito che voglio tornare a basso quest'anno Eh no no Eh ma aspettami Prepara le canne che andiamo a basso Questi mi torneranno utili perché So esattamente dove andarle a utilizzare come utilizzarli, con che peso utilizzarli e soprattutto di questa colorazione qua Perché tempo fa li usavo e, e erano particolarmente efficaci, me l'ho fatto perdere un big bus Sì, per colpa mia perché ho, ho sbagliato a ferrare No, ho, ho ferrato giusto e che dopo ottenendolo si è mollato e quindi... Eh vabbè, cose che capitano Però so dove andare a utilizzare. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti Ah, questo l'avrete visto nel video di venerdì scorso, in teoria. Comunque anche i gare Yamamoto eh, sempre sui 2 dollari. Andiamo a parlare di questo bel chatterbait, che ho già messo un trailer. Eh, giusto così, eh, perché voglio provarlo. È un 10-12 grammi, adesso non mi ricordo. E anche questo è andato sui 2 dollari, una cosa del genere. Questa bella colorazione bianco gialla perfetto per le acque scure, ma anche va bene su quelle chiare, voglio provarlo a reali, a cavedani forse non gli danno, però sono sicuro che i reali, oltre che ovviamente i ba andranno a darci una bella occhiata, e anche questo il prezzo è pazzesco, cioè 2 dollari per un coso, qua li troviamo a 16, 16 euro, eh, 12 euro, cioè testina gialla, corpo bianco giallo. Una bella palettina. Andiamo avanti, che c'è ancora un po' di roba. <ride> è un bel po' di roba. Crankbait della Rapala, pagato ben 3 dollari. 3 dollari, quali paghiamo? 10, 12, 3 dollari. Questo è in balsa, è un medium diver. Se non sbaglio. Colorazione gambero. Ormai faccio anche dopo la collezione di eh, Esche Topwater. Abbiamo la collezione di crankbait colorazione gambero. Ce ne ho... Guardate qua, bellissimo, ritorno un po' al vecchio stile. E il deep diver, però, non ce l'ho. Quindi sì, colorazione gambero. No, col eh, no, deep diver. <ride> Andiamo avanti con sempre Rapala. Indovinate un po': sempre colorazione gambero. E uno Scorbill. <ride> facciamo collezione. Guardate, ragazzi, se avete un crankbait, colorazione gambero, mandatemelo. Che così facciamo la collezione. Ma che magari non usate. Ecco. Dai. Faccio una mega collezione 300 crankbait eh, colorazione gambero, eccetera, eccetera. Guardate che bel profilo largo da utilizzare sia a cavedini che a basse. Ah, giusto, dimenticavo. Questo lo voglio provare anche in reali, per questo è, è di medium diver. Ah, comunque anche questo sui 3 dollari. Ok, rimaniamo in tema crankbait, però stavolta non è colorazione gambero. Non è una colorazione naturale, è una colorazione un po' più visibile anche per le acque un po' più scure. Ed è uno scorebill, anche questo. E parliamo di questo Lunker Hunt eh, da 3 dollari. È veramente carino, guardate qua. Cioè, guardate che bello. Questo ha un profilo molto stretto come vedete. Questo Reali forse no. La colorazione sì, però ci voleva Crankbait che andasse un po' più in profondità. Però magari su acque un po' più basse dove loro stanno. Perché proverò a cambiare degli spot. Andiamo a vedere su dei posti nuovi per il canale. A vedere se funziona. E andiamo a cercare qualche bella. reale. ormai sta finendo tutto e abbiamo alla fine sempre 2 dollari quel che è 20 worm della Zoom. 20 20, vediamo. 20, 20. Green pumping, trick worm sono dei bei vermicattoli che voglio utilizzare sia walking sia drop shot e Texas. Per cavedani reali e bass, tra i 15 e i 17 cm di lunghezza, e io cavedani con worm di 15 cm di lunghezza li ho già fatti. Reali, non c'è nessun problema, è un, piccolo, è un piccolo vermetto per loro, quindi non ci sarà problema, vabbè, è fatto per il basso non sto neanche a dirvelo. Se vi chiedete perché eh, dico ogni volta su esche da basso, eh, lo voglio utilizzare su cavedani reali, eccetera, eccetera, perché penso questo è già fatto per i bass. È ovvio che vada bene sui bus, non serve dirlo. Vado a sottolineare dove andrei ad utilizzarlo perché nessuno li usa per quei tipi di pesci. O magari un paio di persone lo utilizzano, però non così tante. E anche dei worm ne abbiamo parlato. Andiamo a parlare di reali slash bus finesse. Abbiamo qua un micro jig, questo dovrebbe essere 6-7 grammi. Nero con un piccolo trailer che gli ho messo un gambero guardate qua eccolo qui non è la cella rotta è proprio fatto così il gambero questo come ho detto sia bus che reali sarebbe una misura perfetta per il reale per, come jig potete usare anche quelli da bus quelli un po più compatti però questa è perfetta per andare a reali sì come vedete mi sto attrezzando un bel po per il bus per quest'anno voglio andare a fare tanti di quei bus e pagato sui 2 dollari pure questo Qua invece abbiamo il suo fratellino black and blue. Non ho schiene piccole black and blue, quindi ci ho messo questa piccola coda di vermiciattolo per fare un po' di movimento. Vediamo un po'. In modo che quando si pianta per terra questo sta sospeso e facendo piccoli movimenti con la punta della canna gli fai muovere la codina e attira il pesce. Ultime due esche, allora uno spinnerbait di non mi ricordo che marca, sempre sui 2-3 dollari. Bella colorazione, un po' di bianco, un po' di giallo, un po' di azzurrino. Doppia paletta Willow. Questo si sì, va a completare la collezione eh, Spinnerbait. Bait <ride> che girano veramente bene. L'ho scelto perché ha le palette abbastanza piccole rispetto a quelli che ho di solito. Di solito ho la paletta finale che è tipo quel mezzo centimetro o centimetro più grande. E questo andava proprio a cambiare tutto. Infine abbiamo 10 pezzi di Super Fluke bianco. V-tail è uno dei più utilizzati, soprattutto questa taglia. Questi li voglio provare a cavedani eh, top water, quindi ammo spiombato e ovviamente a bass. Questi vengono molto ma molto utilizzati. Io ho preso questa colorazione bianco, quindi abbastanza naturale che posso utilizzare, soprattutto su acqua pulita, e posso utilizzare anche in inverno a cavedani. Bene, con questo abbiamo finito questo unboxing. Diciamo grazie per aver visto questo video. Mi raccomando, lasciate like, condividete il video e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Presto arriveranno tanti video fighi. Quindi mi raccomando iscrivetevi per non perderli. Per questo video è tutto. Ciao a tutti.